nuovo video super super richiesto. In realtà volevo già registrarlo a fine 2021, poi tra una cosa e l'altra, siccome sono video lunghissimi, non sono riuscita ad organizzarmi. Ma rimediamo subito, perché oggi, dopo il video dedicato a tutta la mia collezione di borse, è il momento di dedicarci alla mia collezione di scarpe completa. Però prima di spostarci, perché mi avete detto anche nel video della collezione di borse che preferite vedere come sono anche disposte e come sono organizzate le varie cose per le scarpe, mi sono ingegnata io in realtà quello delle borse. Ho preferito farlo qui in postazione perché in taverna ci sono sempre un po' le luci che mi fanno impazzire, però dovrei essere riuscita ad organizzarmi bene, quindi oggi riesco anche a farvi vedere tutta la disposizione delle scarpe, che tra l'altro è diversa da quella che avevate visto ormai più di un anno fa in occasione del decluttering e del makeover. Però andiamo con ordine, perché appunto prima di spostarci volevo farvi vedere una new entry, visto che tanto rimaniamo in tema di scarpe, e oltretutto si tratta di un omaggio che mi ha fatto il sito Farfetch in occasione di questa collaborazione. Sapete che Farfetch è un sito che utilizzo da tantissimo tempo, chi mi segue da tempo me l'ha sentito nominare sicuramente un sacco di volte, quindi sono stata super super onorata e contentissima di poter collaborare con loro, anche perché è un sito che utilizzo veramente da un sacco di tempo. Considerate che il sito è attivo dal 2007 e collega i clienti di tutto il mondo con articoli di oltre 3.000 dei migliori marchi, boutique e grandi magazzini del mondo, che vanno da brand storici a designer emergenti. E la cosa che trovo fantastica e mi piace tantissimo è proprio che offre l'accesso a un'ampia selezione di marchi di lusso che si trovano tutti sulla stessa piattaforma. Altra cosa che ci tengo a sottolineare, perché secondo me è veramente utilissima e unica, perché permette di non avere brutte sorprese: assolutamente tutti i dazi o eventuali tassi di importazione, perché diversi articoli arrivano anche dall'estero, sono compresi nel prezzo finale, quindi non ci sono costi aggiuntivi rispetto a quello che è il prezzo finale dell'ordine. Hanno anche un ottimo servizio clienti, perché nel tempo mi è capitato, cosa che mi capita spessissimo, mi conoscete, mi è capitato di sbagliare taglia, soprattutto magari per quanto riguarda prodotti di cui non avevo nulla di simile, quindi non potevo fare il confronto. Però assolutamente il reso è stato semplicissimo e ho ricevuto poi la taglia corretta, quindi è anche molto molto immediato e il servizio clienti è super efficiente. Un'altra cosa che amo di Farfetch, e che cerco di fare sempre anch'io ovviamente nel mio piccolo, è che supporta le piccole imprese, perché consentono alle aziende che non hanno presenza online di vendere attraverso la piattaforma, quindi è qualcosa di davvero utilissimo e bellissimo ancora di più in questo periodo. All'interno del sito c'è anche un programma fedeltà, quindi man mano facendo gli acquisti ci si avvicina sempre di più a delle ricompense esclusive, che per esempio poi permettono anche di accedere ad articoli, a marchi esclusivi e anche al servizio di stilisti per clienti privati. In occasione di questa collaborazione mi hanno anche fornito un codice sconto del 10%, che poi vi riscrivo anche nell'info box insieme a tutti i dettagli. Il codice è Chiara10YT e dà diritto appunto al 10% di sconto sia sugli articoli a prezzo pieno che sugli articoli in saldo. Sono esclusi alcuni brand che poi vi scrivo nell'info box, così non sto a perdermi via, anche perché voglio spacchettare con voi questa new entry che poi andremo a posizionare all'interno della mia collezione di scarpe. Ovviamente ho preso un paio di Nike sul sito, veramente si riescono a trovare tantissimi prodotti, spaziando davvero tra tantissimi generi, e io mi sono orientata su un paio di Nike perché mi trovo molto bene, quindi penso che ancora prima di aprirle possiate già intuire di quali Nike si tratta. Ma 3, 2, 1 e da-da! Ho preso un nuovo paio di Nike Dunk Low. Queste fanno parte della nuova collezione e sono di questo color grigio, bianco sporco, un po' panna, un po' grigio, insomma. È un colore secondo me pazzesco e sono veramente bellissime. Penso che siano perfette per la primavera, ma inizierò ad utilizzarle già adesso, perché comunque è un colore talmente passepartout che secondo me può andare bene in qualunque stagione. Ho preso assolutamente il 38 perché in questo caso sapevo già la mia taglia. È il terzo paio di Dunk Low che ho, e il nome nello specifico è Light Bone trattino Cashmere, quindi il nome del colore, perché
Sinceramente io cerco sempre di descrivere i colori, ma meno male che ci sono le immagini che parlano per me. Comunque appunto le ho scelte sul sito e c'erano veramente tantissimi modelli, ma in generale c'erano tantissime cose che mi piacevano un sacco. E infatti ho già adocchiato altre due cosine che sicuramente prenderò, ma non è assolutamente il momento di pensarci, anche perché dobbiamo ancora fare tutto il tour della collezione di scarpe. Così andiamo anche a collocare queste. Nell'info box comunque, se vi dovessero interessare, vi lascio proprio il link diretto a questo modello, e anche in questo caso è sempre valido il mio codice sconto, appunto Chiara10YT, ma vi riscrivo tutto nell'info box e noi spostiamoci verso il resto della collezione di scarpe. Eccoci qui, questa è l'attuale disposizione delle scarpe, che è diversa rispetto a quella che avevate visto nel decluttering, perché ho deciso di sistemarle un pochino di più in base al colore e in alcuni casi anche al brand, ma andiamo con ordine. Partiamo dal reparto più basso, che è quello che ho dedicato alle sneakers, che occupano praticamente due sezioni di questa libreria e poi un mobile IKEA che io ho adibito a scarpiera. Comunque, come primo paio troviamo queste sneakers, che sono le sneakers classiche di Saint Laurent. Sapete che queste qui non le ho utilizzate molto, ma su vostro consiglio ho deciso di tenerle per dargli un'altra chance. Sono molto semplici, super carine, con la scritta Saint Laurent laterale, invece nella parte posteriore hanno solo questo dettaglio nero che riprende la scritta. Mi piace molto il fatto che la suola sia di un colore leggermente più panna rispetto al resto della scarpa. Proseguiamo con le sneakers di Gucci, queste qui con tutti gli inserti in perle e borchiette che avete già visto tantissime volte, perché le ho davvero da tanti anni, e sono quelle che appunto hanno il logo di questi tre colori e la parte posteriore è di due colori diversi, quindi è sia rossa che blu. Invece sul fondo, visto che non c'era altro spazio per inserirle, ho sistemato questo paio di Adidas che sono molto comode. Proseguiamo nella parte anteriore con queste altre sneakers di Gucci, queste qui sono il modello classico Ace, che ho anche nella limited edition, ossia queste qui con la parte posteriore arancione e il disegno di topolino sul lato. Erano appunto una limited edition in collaborazione con Disney. Subito qui di fianco troviamo le sneakers Dior, in realtà ho le slip-on di cui vi avevo già parlato, perché anche in questo caso non avevo avuto tante occasioni per utilizzarle, però mi avete consigliato tutti di dargli un'altra chance. Sono questo modello classico in oblique, e queste invece sono sempre le sneakers classiche, usatissime, si vede, le ho da tantissimo tempo, ma sono super comode e davvero iper versatili, quindi le ho usate veramente tantissimo e le amo. E mi piace un sacco anche questo modello, che è quello un po' Nike inspired, con tutti gli inserti in oblique anche nella parte anteriore, quindi c'è proprio lo strappo. Sono il modello leggermente più alto e le adoro anche queste, le ho usate veramente tantissimo e si vede. Lì invece ci sono le mie scarpe per quando vado in montagna, che di nuovo avete visto un sacco di volte, quindi ci spostiamo nella parte superiore, e qui abbiamo le classiche sneakers di Valentino, queste qui con le borchie nella parte posteriore e tutto il dettaglio in questa tonalità di rosa che mi piace tantissimo. Queste le ho usate, le ho da tempo, l'unica cosa, sono un pochino scomode rispetto ad altre sneakers che ho, quindi le usate sicuramente meno di altre che avete visto, e anche in questo caso direi che si vede. Classiche sneakers Alexander McQueen, io ho questa versione normalissima con la parte posteriore in questo bellissimo color oro che tende al bronzo, mi piacciono veramente un sacco. Anche queste non sono la comodità fatta sneakers, però il fatto che abbiano la suola un pochino rialzata aiuta sempre, quindi le ho utilizzate parecchio. Proseguiamo con le mitiche Nike Dunk Low, queste qui sono in azzurro un pochino meno scuro rispetto a come sembra in videocamera, però purtroppo appunto ho fatto del mio meglio per quanto riguarda le luci, ma in alcuni casi sono un pochino sfalsate, le avete viste sicuramente su Instagram perché le ho usate un sacco, sono comodissime, queste qui le avevo ricevute come regalo di compleanno. Sempre Nike, queste le avevamo acquistate insieme in occasione di una challenge, ormai sono passati almeno
almeno 2 anni, perché penso fosse inizio 2020. E comunque si tratta di queste Jordan super carine, con questo contrasto del fucsia, del viola, dell'arancione. Sono molto molto belle, però le ho usate meno rispetto alle Dunk Low perché non amo particolarmente il fatto che siano più alte. Infatti non ho più comprato scarpe di questa altezza perché ho notato che poi non le utilizzo abbastanza. E per finire, da questa parte ci sono ancora le Converse. Queste qui sono quelle effetto pelle con la suola rialzata, quindi il modello platform, nere, comodissime. Anche queste strausate. Spostandoci qui di fianco abbiamo il modello di Balenciaga Triple S, dovrebbe essere, e queste le Speed Triple. Sapete che non sono brava e mi confondo, però queste qui me le avete viste usare tantissime volte e non mi soffermo più di tanto perché appunto sono il classico modello. Queste tra l'altro sono bellissime da vedere, però sono un pochino scomode perché hanno la suola rialzata e sono anche molto molto pesanti. Però nonostante quello le ho usate un sacco. Sneakers di Chanel usatissime e viste riviste mille volte, quindi non mi soffermo. E qui di nuovo le mitiche Dunk Low, in questo caso in questo verde meraviglioso che è bellissimo per la primavera, ma le ho usate molto anche in autunno, le adoro e le stra consiglio. Spostandoci nella parte superiore, qui abbiamo tutte le mie ciabattine di Hermès, quindi i sandali Oran classici, e appunto li ho in nero, che sono stati i primi che ho acquistato, questa New Entry che è color gold, gialli, azzurri, e ho anche questa versione che di nuovo è una New Entry e come vedete è diversa da quella azzurra perché rimane, a parte un blu molto più intenso, quasi blu elettrico, e in più è tutto scamosciatino, in vellutino. Sono bellissimi e questi qui sono quelli che ho preso per il mio compleanno quest'anno. Proseguendo da questa parte, ciabattine di Prada, queste in versione spugnosa, che so che non mettono d'accordo i gusti di tutti, ma sono veramente molto comode e vedete che le ho usate tantissimo. Poi i miei sandaletti, questi qui con le perle, comodissimi, di Zara. Sono un po' piatti, ma sono fantastici, cioè stanno bene con tutto, sono super versatili e li ho portati con me veramente ovunque perché mi salvano l'outfit in un secondo. E nella parte posteriore, perché purtroppo sul davanti non ci stanno, poi mi organizzerò anche in questo senso, però ho anche questi sandaletti che sono sandaletti fatti a mano che ho preso quest'estate e avete sicuramente visto sia su Instagram che in qualche video haul perché sono bellissimi, hanno tutte le perline e poi hanno l'allacciatura, quindi si possono fare tutti i fiocchi. Io di solito li faccio altezza caviglia perché sennò mi accorcia troppo la gamba. Questi qui sono meravigliosi. C'è anche la scritta Moitini perché erano personalizzabili. Proseguiamo con questi sandali di Louis Vuitton che sono fatti tipo modello Birkenstock. Anche questi non mi soffermo perché li ho stra usati, li amo, sono comodissimi e penso che quest'anno ne prenderò un altro paio cambiando colore. E poi ancora da questa parte abbiamo le Spadrillas di Fendi, molto carine. Anche queste hanno i lacci lunghissimi, di solito li leggo direttamente alla caviglia, anche se devo dire che queste non le ho utilizzate quanto avrei voluto. Nonostante siano bellissime e il colore sia veramente pazzesco, è un pochino scomoda la suola, quindi le ho messe ma non così tanto. E per finire con questo reparto, a parte sul retro che ci sono le ciabattine di Gucci, qui ci sono invece quelle di GCDS, sempre comodissime, e di questo rosa meraviglioso e facilissimo da abbinare. Subito qui sopra ho sistemato alcuni sandali di Chanel, questi qua so che non mettono d'accordo i gusti di tutti, ma io li adoro e li ho usati veramente tantissimo. Sono super comodi, facilissimi da abbinare, veramente in estate l'avete visto, li ho portati con me ovunque. E subito qua di fianco ci sono questi altri sandali di Chanel che purtroppo non ho usato quanto avrei voluto, ma ho deciso di dargli un'altra chance proprio su vostro consiglio, anche perché sono molto versatili, molto carini, sono neri quindi si abbinano facilmente con tutto, hanno l'hardware dorato che rispecchia assolutamente i miei gusti, però la scorsa estate non li ho messi quanto avrei voluto. Subito qui di fianco Spadrillas
Sibilias di Chanel, molto carine, super utilizzate, modello classico. Quest'anno spero finalmente di riuscire a trovare anche la versione bicolor che voglio da tantissimi anni. Queste straconsigliate, comodissime e si abbinano davvero con tutto. Nella parte posteriore, visto che qui non c'era più spazio, ho sistemato anche queste, che sono le classiche ballerine di Chanel, anche queste usatissime, e anche in questo caso spero presto di riuscire a trovare la versione bicolor, perché sono un passepartout e un must have che adoro. Non so perché siano qui, nel senso che non è il reparto giusto, ma poi le sistemerò. Comunque qui ci sono i miei mocassini di Prada, questi qui sono una new entry di questo autunno che sto amando, sono veramente bellissimi, versatili, e mi sono anche un po' pentita di non aver preso la versione con tutti i glitter, perché sarebbe stata perfetta abbinata con la mia reedition. Comunque anche queste stra utilizzate, stra consigliate, sono veramente molto eleganti e la suola rialzata nel mio caso aiuta sempre. Per finire con questa sezione, di nuovo Chanel, e qui ci sono le classiche sneakers che conoscete a memoria, perché le ho messe veramente tantissimo, e sono le sneakers di tutti i colori diversi, con la scritta in arancione fluo, gli inserti gialli, il verde fluo, il blu. Sono bellissime e comodissime. Subito qui di fianco reparto Dior, e abbiamo le ciabattine classiche che utilizzo sempre in estate, anche queste le conoscete a memoria. Poi di nuovo ciabattine sabot con un po' di tacco, questo qui dovrebbe essere un 5 cm, e la scritta classica sul davanti, Christian Dior in blu, che le rende di nuovo veramente versatili e facili da abbinare. E subito qui di fianco abbiamo le ballerine, queste qui con la parte posteriore leggermente aperta, che purtroppo non ho messo quanto avrei voluto, perché non sono esattamente la comodità, nonostante siano il mio numero, nonostante io mi trovi bene con tantissime scarpe Dior, con queste faccio un pochino più di fatica, però sono molto molto belle, quindi ho intenzione di dargli un'altra chance, esattamente come alle Kitten Hill, sempre di Dior, sempre stesso modello. In questo caso sono quelle con il bordino lucido e in color carne, quindi si abbinano veramente bene a tantissimi degli outfit che creo io, solo che appunto sono un pochino scomode, quindi non le ho utilizzate di nuovo quanto avrei voluto. Spostiamoci nella sezione centrale della scarpiera, e qui abbiamo i miei sandali classici di Jimmy Choo. Questi qui sono addirittura tacco 12, sono il modello super super classico, questi qui li ho usati solo qualche volta in occasioni molto speciali, perché sono bellissimi, stanno davvero molto bene sul piede, ma sono tanto tanto scomodi, soprattutto per me che non ci sono abituata. Continuiamo il reparto Jimmy Choo con queste décolleté, che penso che conosciate molto bene perché le ho veramente da tantissimo tempo. Sono un modello classico, tra l'altro visto che quest'anno erano anche in sconto, io le avevo prese veramente tanto tempo fa. Queste sono molto più comode delle altre, nonostante il tacco sia abbastanza stretto, comunque non è eccessivamente alto, quindi è super portabile. Unica cosa, sono un po' impegnative perché appunto sono tutte glitterate, però ho avuto diverse occasioni per utilizzarle e mi piacciono veramente moltissimo. Altra super new entry che adoro, queste qui le ho desiderate per un sacco di tempo, però ho impiegato anche un po' a convincermi ad acquistarle. Comunque sono queste décolleté sabot bellissime, sempre color carne, questo nude delicatissimo con tutto l'inserto di strass, e in questo caso ho trovato la versione con il tacco un po' più basso, quindi sicuramente più adatto a quelle che sono le mie abitudini. E per finire con Jimmy Choo ho preso anche questi sandaletti, li avete visti sicuramente nelle storie e nei post su Instagram, questi qui sono molto comodi e molto carini, mi piace un sacco il fatto che siano a infradito ma che abbiano anche quest'ulteriore inserto, che comunque permette anche di tenere meglio il piede, cioè mi sento più sicura quando cammino, e anche il tacco è dell'altezza giusta, quella che piace a me, è anche leggermente largo e quindi ancora più comodo. Nel reparto qui di fianco ritorniamo a Chanel, che in realtà non c'entrano niente con le altre che ci sono, però sono queste ballerine che sono una new entry della scorsa primavera, in questo bellissimo bicolor nero e verde, con questo taglio che a me piace tantissimo, il dettaglio sul tacchetto. Unica cosa, ve ne avevo parlato abbastanza di recente in un video dei comprati e mai usati, perché non le ho messe quanto avrei voluto, ma
quest'anno rimedierò. Proseguiamo con le ballerine di Jimmy Choo, modello classicissimo che avete visto in tutti i video della mia collezione di scarpe, quindi non mi soffermo perché le conoscete a memoria. Stessa cosa per questa versione con tutto il pelo e anche per i sabots di Gucci, questi qui erano in limited edition, super super carini, e poi ho anche la versione classica nera semplice che mi avete visto indossare un sacco di volte, così come questi sandaletti, queste ciabattine infradito che ho da tempo e sono sempre molto molto belle e anche in questo caso molto facili da abbinare. Qui sopra abbiamo le scarpe, queste qui tutte glitterate che avevamo preso in occasione di un video delle scarpe particolari. Ho deciso di tenerle perché in realtà sono più comode di quello che sembrano e poi sono fatte a calzina, quindi sono molto carine con alcuni outfit. E subito qui di fianco di nuovo le Miu Miu, molto semplici, sempre il solito modello Kit Tenil, in nero lucido con il fiocchettino a quadretti, bellissime. Proseguiamo con tutta la parte dedicata a Valentino. Ho le ballerine classiche in nude. Questo è un nude più tendente al rosa, spero che in videocamera stia rendendo, ma queste qui le avete viste veramente in tutti i video dedicati alla mia collezione di scarpe. Così come avete visto quest'altra versione, che è quella con il tacco leggermente più alto, sempre Kit Tenil, e con tutte le borchiette. Queste qui sono le mie preferite perché hanno tre strati di borchiette, quindi arrivano appena sopra la caviglia e nonostante possa non sembrare, in realtà slanciano moltissimo la figura, il colore è bellissimo e poi sono tutte scamosciatine, così come queste che invece sono appunto il modello classico nero con un solo strato di borchie alla caviglia, e anche queste non sono comodissime, però le ho usate parecchio rispetto ad altre scarpe nere che ho, perché comunque col fatto che hanno questo laccetto alla caviglia mi sento più sicura quando cammino. Torniamo qui di fianco, anche in questo caso non mi soffermo più di tanto, sandaletti di Jimmy Choo con tutte le borchie, questi qui li avevo presi a Praga e li avete visti un sacco di volte. Qui invece ci sono delle classiche décolleté di Zara e poi ci spostiamo a quelle di Gianvito Rossi, modello super classico, anche perché sono le prime che ho di questo brand, quindi ho voluto prenderle in nero, che comunque è il colore alla fine passepartout, e sono appunto trasparenti su tutti i lati e hanno solo l'inserto nero sul retro e direttamente sulla punta, che rimane tutto scamosciatino. E per finire qui sopra abbiamo due paia di Louboutin, modello super classico, in nero lucido, tacco 12, anche queste usate solo in occasioni super particolari, e queste invece sono tacco 10 nude. Subito qui sopra sandali di Bottega Veneta, questi qui col tacco, che so che non mettono d'accordo i gusti di tutti, un po' per la punta, un po' per la forma della parte anteriore, ma a me piacciono tantissimo e infatti le ho strausate. E qui invece c'è tutta la sezione dedicata alle décolleté di Zara, questo modello ci aveva super super convinti, è semplicissimo però ha questo dettaglio con la catena con hardware dorato, appunto, che dà questa forma a sabot molto carina, che è un po' la stessa forma di queste altre che invece sono leggermente più basse. Questo qui è un tacco stile Kit Tenil, sono in questo verde meraviglioso, super primaverile, e hanno di nuovo questo dettaglio, quindi il laccetto con gli strass sul davanti. Poi ancora ho questa versione super particolare, tutta bucherellata con questo tacco stranissimo, che appunto è un tacco in legno. Queste qui non avevano messo d'accordo i gusti di tutti, ma a me soprattutto con alcuni outfit estivi piacciono moltissimo. E a seguire le décolleté classiche, proprio il modello standard con il tacco alto, il laccetto della parte posteriore, queste qui di Zara super super classiche, mi stanno un po' strettine, forse ve l'avevo accennato in qualche video, comunque ho sia la versione in azzurro che questa in giallo fluo. Proseguendo da questa parte ci sono un sacco di sandali, tutti molto simili tra loro, quindi non mi soffermo più di tanto, la maggior parte sono di Quanticlo e li ho in verde con il tacco alto. Queste qui sono quelle trasparenti, completamente trasparenti di Zara, che ho messo tantissimo e le amo. E qua dietro, aspettate che le recupero, ho anche quest'altra versione di Zara in lilla, bellissime perché hanno il tacco
molto molto particolare con questa forma, abbastanza largo e appunto super super carino, e poi nella parte posteriore hanno tutto questo intreccio e di nuovo sono sistemate sul retro perché sul davanti ci sono tutte le altre sandaletti Quanticlo con il tacco più basso sia in beige che in nero, altri sandaletti con il tacco alto sempre effetto vellutato, questi qui dovrebbero essere di Steve Madden e hanno tutte le perline sia nella parte anteriore che direttamente sul tacco, sono molto molto carini. E qui ci sono i classici sandaletti di Zara che ho da più di 5-6 anni, sinceramente non mi ricordo neanche da quanto, che utilizzo tutte le volte che devo tenere i tacchi per molte ore. Questi sono gli unici che riesco a portare per veramente tantissimissime ore. Proseguiamo di nuovo qui sopra con Zara e qui abbiamo queste décolleté barra Kitten Heel molto molto carine in fucsia con questo dettaglio con tutti gli strass sul davanti e il laccetto nella parte finale. Queste le stra adoro e penso che ne prenderò anche altre. Subito qui di fianco abbiamo questi sabots di ASOS molto semplici, molto carini, che avevamo preso insieme quest'estate in occasione di un video haul. Qui sul retro di nuovo classici sandaletti di Zara che mi avete visto utilizzare mille volte, e subito qui di fianco questi altri sabots barra ciabattine molto molto carine. Queste sono sui toni del lilla, in video sembrano un pochino più carta da zucchero ma in realtà dal vivo sono più lilla e sono davvero molto 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 comode. Mi piace un sacco il fatto che abbiano la fascia e allo stesso tempo che siano infradito. Subito qui di fianco classici sabots di ASOS, e questi qui invece sono di Urban Outfitters, me li avete visti entrambi utilizzare tantissime volte. Questi qui hanno il tacco un po' più alto e quindi diciamo che tra i due utilizzo di più questi di ASOS perché il tacco è più grande e molto più comodo, ma sono entrambi molto eleganti e molto comodi. E subito qui di fianco, perché non sapevo dove altro sistemarle, ci sono anche queste di Chloé che sono proprio dei classici stivaletti. Devo dire che non le ho usate quanto avrei voluto, nonostante fossi molto convinta dell'acquisto. Mi sono poi resa conto che non sono tantissimo adatte a quelle che sono le mie esigenze. Qui di fianco invece abbiamo le nuove ciabattine di Bottega Veneta che facevano parte di alcuni dei regali che ho ricevuto a Natale e un paio di UGG rosa. Questi sono taglia media, se non sbaglio. Qui abbiamo quelli più piccolini e poi i classici stivaletti sempre fatti modello UGG di Louis Vuitton. Ci siamo quasi, siamo arrivati alle ultime due sezioni di questa scarpiera barra libreria. Non potete immaginare in che posizione mi trovo per riuscire a farvi vedere queste scarpe, quindi andrò velocissima anche perché le conoscete tutte. Qui abbiamo i classici stivaletti di Prada, quelli con il mini marsupietto. Adesso non so bene come farveli vedere perché sono veramente in una posizione incredibile, ma davvero credo che me li abbiate visti indossare tantissimo, li ho da un anno e li ho messi veramente un sacco. Poi subito qui di fianco Dr. Martens Platform, quelli classici che anche in questo caso ho veramente da tantissimo tempo e li ho stra utilizzati, e qui invece abbiamo Dr. Martens semi new entry perché questi qui sono dello scorso anno e quest'anno li ho messi veramente tantissimo. L'anno scorso li avevo un pochino sottovalutati, ma quest'anno li ho riscoperti e li stra amo. Oltretutto sono anche molto caldi perché hanno tutto l'inserto con il pelo. E subito qui di fianco invece Dr. Martens modello classico bianche. Questo reparto invece ve lo risparmio perché ci sono i Mon Boot, sia quelli alti che il modello, questo qui un pochino più basso con tutti i glitter, e questi stivaletti di Zara che di nuovo conoscete a memoria perché li ho da un paio d'anni e li ho stra utilizzati. Poi sono comodissimi perché hanno la cerniera e in più sono super platform che non guasta mai. Tra l'altro, sempre di Mon Boot, ma non li ho ancora sistemati perché non sapevo più dove inserirli, ho anche questa new entry che fa parte dei regali di Natale ed è l'edizione limitata, la collaborazione, diciamo, tra Mon Boot
e Chloé, l'avete visti di recente proprio nel video dedicato ai miei regali di Natale, e questi qui di nuovo li amo, comodissimi, perfetti per la neve in più. Con tutti questi dettagli sono veramente super versatili e anche molto carini da abbinare agli outfit da montagna. Comunque, tornando all'ultima sezione, anche qui vado velocissima perché non ci dovrebbero essere particolari new entry. Stivaletti limited edition con tutte le stelle argentate di Saint Laurent. Questi qui li ho usati molto all'inizio, poi ultimamente diciamo che sono rimasti un po' nel dimenticatoio. Altri stivaletti bassi, sempre tutti scamosciatini, di Stuart Weitzman, e questi qui hanno tutti gli inserti di perline sul tacco, molto molto comodi e molto versatili. Qui abbiamo gli stivali, quelli alti fino al ginocchio di Saint Laurent, che avete visto tantissime volte, e i classici stivali sempre al ginocchio con tacco di diverse dimensioni, tutti scamosciatini e tutti neri, perché non ho fantasia, per fortuna ho smesso di comprarli. Però a mia discolpa voglio dire che li uso veramente tantissimo e quindi ho un po' di versioni in base alle esigenze e alle occasioni. E per finire qui sopra abbiamo classici stivaletti, questi qui Timberland, che di nuovo mi avete visto usare tantissime volte, li ho da anni e sono stracomodi per l'autunno inverno. Di nuovo stivali di quelli alti fino al ginocchio, però questi qui sono in pelle, hanno il tacco e la suola un po' diversa rispetto agli altri, comunque sì, sono sempre neri. Infatti ribadisco, ho smesso assolutamente di comprarli. Qui di nuovo stivali altezza ginocchio grigi, sempre con tacco largo molto molto comodo. Stivaletti di Zara, modello super super classico, comodissimo, con la suola carro armato, fatti un po' simili a quelli Dr. Martens che vi ho mostrato poco fa, però questi rimangono leggermente più alti e anche la suola ha un carro armato un pochino più spesso, diciamo che più o meno li abbino sempre con outfit simili e mi piacciono molto entrambi. E per finire, questi qui sono gli stivaletti di Giambattista Valli per H&M, che mi piacciono un sacco, sono veramente molto carini, ma rispetto a quella che è la mia fisicità non mi valorizzano particolarmente, solo che sono talmente belli, poi sono tutti con la lavorazione in pizzo, i fiocchetti, cioè sono davvero qualcosa di particolare rispetto a tutti gli altri stivaletti che ho, quindi continuo a tenerli e poi valuteremo. Sì, me li stavo perdendo perché sono veramente in altissimo, infatti li ho messi giù un attimo dalla scarpiera perché non sapevo proprio come arrivarci, come farveli vedere, però ho anche questi stivali marroni di nuovo super super utilizzati, e lo sapete da Instagram, e questi qui sono di Gia Couture. Li avevo presi lo scorso anno, sono molto molto comodi, il colore è bellissimo e anche la suola è davvero fantastica, sono perfetti sia per l'autunno che per l'inverno. E niente, ce l'abbiamo fatta, questo era tutto per quanto riguarda la mia collezione di scarpe aggiornata. Ovviamente dovrò poi implementare la libreria, insomma l'espositore per le scarpe, non so come chiamarlo, è una libreria classica IKEA, dovrò prenderne assolutamente un'altra perché avete visto, questa è stracolma e sicuramente nei prossimi mesi e anche nelle prossime settimane ci saranno delle new entry, però per ora sono molto soddisfatta di questa disposizione, la trovo super funzionale, solo che mi serve ulteriore spazio. Sono molto contenta di essere riuscita, a differenza del video delle borse, a farvi vedere anche la disposizione, poi dalla prossima volta anche per quanto riguarda le borse cercherò di organizzarmi perché effettivamente può essere più carino e soprattutto anche più immediato vedere direttamente le scarpe e non, e anche le borse, e non la mia faccia che parla delle scarpe o delle borse. Comunque sì, mi sto dilungando tantissimo e sappiamo che questi video vengono sempre eterni, quindi smetto immediatamente di parlare. Ricordatevi di farmi sapere nei commenti qui sotto quali altre tipologie di video simili vorreste vedere, magari quello dedicato alla mia collezione di gioielli, visto che è un po' di tempo che voglio registrarlo, è un po' che me lo chiedete. Fatemi sapere se vi può ancora piacere come idea, così provvedo a registrarlo. E ricordatevi, mi raccomando, di controllare tutti i link e tutte le informazioni nell'info box per quanto riguarda invece il codice sconto e in generale il sito Farfetch. Comunque sì, smetto immediatamente di parlare, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!